consentiremo che quest'Aula diventi un bivacco di manipoli renziani. Non c'era nessuna ragione per mettere la fiducia su un provvedimento che non avrebbe mai dovuto vedere la fiducia. Non consentiremo il fascismo renziano. Presidente, lei ai tempi della fiducia sull'Italicum in aula disse che mettere la fiducia sulla legge elettorale è una cosa fascista. Se oggi viene messa la fiducia sulla legge elettorale, voi state avallando una cosa fascista. Quella era un colpo di maggioranza. Qui, con grande onestà intellettuale, questa legge è voluta dalla maggioranza e da una parte consistente dell'opposizione. Non solo avete gridato al fascismo, ma Forza Italia scelse anche l'Aventino. Lo stesso Berlusconi parlò più volte di golpe sull'Italicum. Cosa è cambiato rispetto ad allora? Capiamo che la coerenza in politica non è il massimo, ma neanche, è la sola propaganda. Neanche per il fatto quotidiano è il massimo. In questa occasione la maggioranza più una parte consistente dell'opposizione, non magari l'opposizione che piace a voi, ma l'opposizione fatta da la Lega e Forza Italia, concorda, avendola votata in commissione, con questa legge. Noi non voteremo la fiducia, perché noi siamo all'opposizione, ma voteremo il voto finale. Più coerenza di così alla faccia di Repubblica e la faccia dei bravissimi giornalisti e del Fatto Quotidiano. Il vostro alleato Giorgia Meloni però parla di scandalo. A questo punto avallare comunque questa scelta è il primo passo per future larghe intese, dato che Meloni non sembra essere d'accordo e voi continuamente dite che è un vostro alleato. Grazie agli amici del Fatto che hanno sostenuto tra l'altro la nostra battaglia sul referendum. Noi abbiamo fatto una battaglia di emendativa in commissione, i Fratelli d'Italia hanno scelto un'altra strada, legittimo, ciò non toglie che il centrodestra unito si appresti a vincere le prossime elezioni, penso con disappunto degli amici del Fatto e anche degli amici di Repubblica, e da questo punto di vista mi sento felice.